tutti pazzi per la kizomba, esplode anche a Chiavari la passione per questo ballo sensualissimo con una grande carica erotica e siamo nella palestra Momas di Chiavari per X Levante con noi Stefano e Michela che ci raccontano un po' davvero questa curiosa danza di coppia che mescola tantissimi stili. Intanto da dove proviene e in cosa consiste, Stefano? Allora, kizomba è un ritmo angolano, di conseguenza la provenienza è africana. Nasce intorno agli anni 80 dalla fusione di altri due ritmi, ovvero il semba e lo zouk, e da lì in poi ha questa diffusione, prima diciamo molto timida, poi sempre più esplosiva, fino a giungere da noi ormai da 5-6 anni e appunto diventato un fenomeno di massa. In quanto le tutti coppie vogliono ballare. Esatto, anche le coppie che prima praticavano altri stili si sono avvicinate prima timidamente, poi sempre più convinti e prese da questo ritmo che... Tra l'altro, contrariamente a quanto si può credere, è un ballo lento. Un ballo di grande affiatamento di coppie, insomma, quindi non lontano dai balli di gruppo, dai balli latinoamericani. Assolutamente sì, diciamo la filosofia è diversa, lo stile di guida e di ballo è diversa. Viene chiamato tango angolano perché ha qualcosa che ricorda l'incedere, il modo di ballare il tango, anche il se è una cosa. Anche dei piedi molto veloce tra una gamba e l'altra del sì, partner. Sì, diciamo l'uso, molto. La musicalità, ci sono tante cose che comunque sia sono appunto diventati dei punti fondamentali di questo. È però anche un po' la riprova che da 15 anni a questa parte il fenomeno in generale dei balli di coppia, dei balli di gruppo, tanti anni fa quando esplose il latinoamericano i detrattori dicevano durerà il tempo di una stagione, sono quelle mode passeggere, invece pur cambiando, pur variando il tipo musicale, il genere, questo modo di ballare, questo bisogno di ballare è ancora fortissimo, no? Anche tra chiavaresi che sono notoriamente abbastanza timidi, abbastanza legnosi, come sì, dire. Sì, noi siamo diciamo, in una zona in cui la novità in sé fa sempre fatica ad attecchire, ma comunque sia siamo riusciti, noi, ma diciamo anche altri che sono stati pionieri di questo tipo di ritmo, a pian pianino iniziare a inculcare questo tipo di cultura, esatto. Di cultura. Noi contiamo che sia la punta dell'iceberg questa, che pian pianino si allarga, anche perché secondo noi merita a livello proprio di ballo, di cultura, perché poi c'è dietro un discorso culturale immenso che vale la pena di approfondire. Ecco, il Momas soffre però chiaramente, è un centro di danza a tutto raggio, no? A 360 sì. gradi, non c'è solo la kizomba. No, diciamo la kizomba è la novità di questo anno che appunto io e Michele abbiamo portato e promosso, ma c'è diciamo tutta la parte delle danze caraibiche, latinoamericane, la danza classica, l'hip hop, il contemporaneo, il jazz, insomma noi vogliamo, la nostra diciamo mission è appunto andare a toccare tutto ciò che è la parte del ballo e della danza. E anche un po' tutte le fasce d'età. Sì, esatto. Partiamo dal bimbo, addirittura danza in fascia quest'anno, con appunto proprio i bimbi, con le mamme che hanno questo anche corso. Anche questo è un grandissimo mood ultimamente, sì, no? Sì, le sì. mamme con i bimbi in fascia, esatto. Che ballano scatenate. Sì, sì, funziona sì. molto. E poi diciamo tutta la parte dei ragazzi, degli fino adulti. Fino agli over 60. Fino agli over abbiamo anche i corsi di Zumba Gold, molto, diciamo, molto frequentati, dove praticamente gli over possono avere anche la loro... diciamo, il loro spazio, la loro voglia di sfogare, insomma, energia e passione. Michela, ci sono anche tanti eventi, no? In promozione. Sì. Legati alla kizomba. Sì, altro che, ne abbiamo uno tra l'altro vicinissimo, il 2 aprile, nel quale si faranno degli stage durante il pomeriggio e poi la serata continuerà con appunto ballando kizomba, ci sarà pericena, ci saranno artisti di livello nazionale ed internazionale, ci saremo anche noi. insomma sarà una bella occasione anche per chi vorrà provare, vorrà iniziare, perché gli stage saranno di qualunque tipo di livello, quindi per consacrare la kizomba mania, esatto, che ormai è esplosa. Grazie. Sarà al Marina Sporting e vi aspettiamo.